La donna ha un sistema immunitario e un rischio infiammatorio diverso da quello dell'uomo. In effetti, gli ormoni sessuali maschili e femminili regolano il sistema immunitario e il sistema e quindi poi anche l'infiammazione. Un caso tipico è appunto la gravidanza, per esempio, dove il sistema immunitario della donna viene influenzato dagli ormoni sessuali propri della gravidanza in maniera inibitoria, in modo tale da portare avanti il prodotto del concepimento. Altre situazioni invece esistono in cui il sistema immunitario è iperattivo nella donna rispetto all'uomo e in particolare la donna soffre maggiormente di patologie dell'autoimmunità. Come per esempio malattie della tiroide, come per esempio la sclerodermia, come altre malattie in cui anticorpi prodotti dal sistema immunitario si rivolgono contro strutture dell'organismo femminile e provocano patologie. Esiste inoltre anche un dimorfismo sessuale, cioè una maggiore sensibilità della donna ad alcune patologie infiammatorie in relazione a patologie che derivano da un'iperattivazione di cellule chiamate mastociti, come per esempio la cistite interstiziale o l'intestino irritabile, in cui l'iperattivazione di questi mastociti è implicata nella patogenesi e nella infiammazione stessa e che hanno un dimorfismo sessuale, cioè hanno un'incidenza maggiore nella donna rispetto all'uomo. Quindi, praticamente possiamo dire che effettivamente il quadro ormonale della donna condiziona in maniera diversa le risposte immunitarie, sia in senso repressivo che stimolatorio.